Oltre allo show, l'esposizione e le sfilate, la tutela degli animali rimane uno dei riferimenti prioritari per Fiera Cavalli, che da qualche anno ha istituito un comitato etico per assicurare che tutti gli esemplari vengano accolti nel migliore modo possibile, per limitare il loro affaticamento e garantirne la sicurezza nei giorni di manifestazione. Noi riceviamo le segnalazioni dalle persone che girano appunto all'interno della fiera e giriamo anche noi per vedere se avvengono abusi, maltrattamenti o comportamenti non idonei. E in quel caso come vi comportate? Fermiamo il proprietario del cavallo e in base a quello che rileviamo o viene mandato a casa, quindi viene proprio espulso dal settore fieristico, oppure viene creata una sorta di ammonizione, quindi viene avvisato e se si dovesse risuccedere un comportamento non idoneo allora viene allontanato. Finalmente alle persone non piace più vedere determinati spettacoli. Diciamo che in questi anni c'è stato un cambiamento e da un certo punto di vista un'evoluzione, però non è ancora abbastanza e in alcuni settori anzi si è regredito. Noi stiamo cercando di lavorare proprio sulle discipline equestri anche a livello poi di regolamenti, questo con l'associazione, quindi in modo tale che il lavoro della commissione etica non si fermi solo alle 4 giornate di fiera ma prosegua appunto per ottenere un cambiamento, perché è necessario all'interno delle discipline equestre. Sul tema delle discipline equestri attente al benessere dell'animale, a Fiera Cavalli se ne parla in un luogo dedicato, l'Horse Friendly Arena. Amico dei cavalli significa proprio amico dei cavalli, noi vogliamo cioè insegnare alle persone che non vogliamo avere un bravo soldato al nostro fianco che esegua tutti i movimenti che noi gli chiediamo come un bravo soldato, ma vogliamo avere un compagno e possibilmente che partecipi con piacere a tutte le nostre richieste, a tutto ciò che vogliamo condividere con lui. Il benessere del cavallo, che non è solo un benessere fisico, ma è anche un benessere soprattutto psicologico. Da cosa si riconosce un cavallo felice? Dagli occhi. Questa è stata la prima cosa che un mio vecchio istruttore mi disse, dice: guarda sempre gli occhi dei cavalli. Io all'inizio non capivo, perché se avete fatto caso non è facile vedere, perché loro non hanno l'iride, non hanno la parte bianca. Però con il tempo si impara a vedere gli occhi e gli occhi ti dicono la serenità del cavallo, anche la gioia del cavallo.